DJI non si ferma e lancia a fine mese un nuovo prodotto. Sarà forse un nuovo drone? Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele. Mi rende davvero felice vedere come, nonostante il brutto periodo che stiamo attraversando, ci siano delle realtà che decidono di non fermarsi e andare avanti. Come nel caso della DJI, che andando contro qualsiasi possibile previsione decide di mantenere inalterata la sua scaletta di lancio. Ed ecco quindi che il prossimo 28 aprile alle 3:30 di notte, e state tranquilli, seguiremo la diretta in live qui sul canale, vi aspetto, non dormite, arriverà con molta probabilità, anche se non è sicurissimo, il nuovo drone marchiato DJI. Ragazzi, ora facciamo un salto indietro nel tempo, salto abbastanza piccolo, torniamo ad inizio marzo, quando in questa diretta vi mostrai e fui uno dei primi in Italia a parlarne le prime immagini trapelate, rubate, chiamatele come volete, del nuovo drone DJI. Drone esteticamente molto simile al DJI Mavic Mini, ma con la componente sensoristica del DJI Mavic 2. Due droni di categorie completamente diverse che si fondono per creare forse il successore del DJI Mavic Air. Le possibilità più quotate in realtà sono due. O parliamo del nuovo Mavic Air 2, oppure un po' meno improbabile, ma potrebbe anche essere del nuovo Phantom. Il che, devo dire la verità, non mi dispiacerebbe. Quel mattacchione del Phantom mi manca davvero un sacco. Se non sarà lui a fine mese, spero che venga comunque presentato un Phantom 5 il più presto possibile. Ma i sogni restano sogni, quindi torniamo all'ipotesi più probabile, ovvero il nuovo DJI Mavic Air 2. Mentre scorrono le immagini trapelate, vi spiego perché dovrebbe trattarsi proprio dell'Air 2. Il primo modello venne rilasciato a gennaio 2018, quindi un progetto con già oltre 2 anni di vita sulle spalle, che in questo ambito tecnologico sono tantissimi. E inoltre, secondo me, perdonatemi, il Mavic Air è il drone DJI che è invecchiato peggio in assoluto, specialmente a causa del prezzo rimasto molto elevato nel corso di questi 2 anni, nonostante siano stati rilasciati nuovi droni più avanzati a prezzi praticamente dimezzati. E a rafforzare questa ipotesi c'è anche la scomparsa del DJI Mavic Air 1 dallo store ufficiale DJI, esattamente come successe l'anno scorso a fine 2019 con il DJI Spark. Vi ricordate? Uscì poco dopo non il DJI Spark 2, ma bensì il, dove è finito, DJI Mavic Mini. Quindi non so se questo nuovo drone si chiamerà Mavic Air 2, oppure, come nel caso dello Spark e del Mavic Mini, avremo un nome totalmente nuovo per questo nuovo modello. Fatto sta che andrà ad occupare quella fascia di prezzo a metà strada tra il DJI Mavic Mini, drone a basso costo, almeno per quanto riguarda la gamma DJI, comunque il più entry level, che costa sui 400 euro, e il ben più professionale DJI Mavic 2, che di euro ne costa oltre 1000. Proprio in virtù di questo, il prezzo del nuovo DJI Mavic Air 2 dovrebbe essere in linea con quello del vecchio modello, quindi compreso tra i 600 e i 900 euro. Ok, appurato questo e dando per valida l'idea che si tratti davvero del nuovo DJI Mavic Air 2, cosa cambierà? Beh, sicuramente DJI vorrà correggere i difetti più grandi e importanti del primo modello. Ve lo dico per esperienza personale, ho utilizzato il DJI Mavic Air 1, ne feci anche una recensione per oltre 3 mesi ed è forse il drone DJI con cui mi sono trovato peggio, perdonatemi. Perché? Beh, il motivo è presto detto. Innanzitutto costava troppo, secondo me, 850 euro. L'autonomia era davvero scarsa, anche per il periodo, per il 2018. Ufficialmente sarebbero dovuti essere 21 minuti di volo, che però nella realtà dei fatti difficilmente superavano i 17, massimo 18 minuti di autonomia in aria. Pensate ad esempio allo Xiaomi Mi Fit 8 SE, questo dronino qui, solo l'anno dopo, nel 2019, ad un prezzo dimezzato rispetto al Mavic Air, parliamo di 350 euro, quindi la metà di un Mavic Air, e nonostante questo in volo
volo lui ha un'autonomia di oltre 30 minuti. Quindi speriamo che con questo secondo modello l'autonomia passi dai precedenti 17-18 minuti ad almeno 27-28 o magari 30 minuti di volo. Il secondo motivo per cui io considero il DJI Mavic Air 1 un drone invecchiato malissimo è la rumorosità. Secondo me il primo modello era davvero rumorosissimo, secondo solo al DJI Spark. In volo l'Air 1 era davvero una zanzara enorme, impazzita, un chiasso assurdo, nonostante le dimensioni molto compatte del drone, e considerate che lo stesso anno uscì sul mercato il Parrot Hanafi, che nonostante un prezzo molto simile, dimensioni quasi identiche, era davvero tutta un'altra cosa, molto più silenzioso. Speriamo quindi che DJI sia riuscita a porre rimedio a questo secondo problema, magari montando dei motori e delle ESC nuove. Ed infine il terzo e secondo me più grave dei problemi del primo modello era il range di controllo. Parliamoci chiaro ragazzi, l'Air 1 utilizzava una sorta di segnale wifi potenziato e se questo poteva andare anche bene in America con l'FCC, si riuscivano a raggiungere tranquillamente i 3-4 km di volo, la stessa cosa non era per il nostro mercato europeo. In C-Mode il Mavic Air 1 era davvero imbarazzante, specialmente se consideriamo il prezzo, ripeto, di ben 850 euro. Solo l'Absanzino 1, che è lì dietro insieme al fratello Absanzino 2, che spero di provare quanto prima, nel 2019, anzi fine 2018, costava tipo 300 euro ed arrivava senza problemi ad oltre 1000 metri di distanza. Sembrerebbe però, ma non è ancora ufficiale, che DJI abbia deciso di utilizzare su questo nuovo modello l'Ocusync 2 che troviamo sul DJI Mavic 2 Pro e DJI Mavic 2 Zoom, che dovrebbe garantire tra i 6 e 9 km di range di controllo anche in C-Mode. Sarà così? Spero di sì. Fatto sta che il motto di questo drone, o almeno della scheda di presentazione, è spingiti oltre. Cosa vorrà significare? Forse si ricollegherà proprio a questo problema del range di controllo. Non a caso, secondo le foto trapelate in rete, i rumors, su questo nuovo modello avremo anche per la prima volta su un drone della linea Mavic di DJI un nuovo radiocomando. Ci sarà magari un nuovo segnale radio pensato proprio per questo modello? E questi secondo me erano i tre principali difetti del primo modello del DJI Mavic Air 1. Autonomia, rumorosità e range di controllo. Tre problemi che, se venissero davvero sistemati, darebbero vita ad un signor drone. Sempre considerando che si tratta comunque di un drone di fascia media che non dovrebbe togliere il mercato alla linea professionale del DJI Mavic 2 e del DJI Mavic 3 che dovrebbe uscire a fine estate. Capite bene che se andassero ad implementare tutte le migliori funzionalità su questo DJI Mavic Air 2, chi comprerebbe più la linea Mavic 2 Pro e Zoom? Altre caratteristiche quasi sicure sono l'implementazione di nuovi sensori anticollisione, non più solo avanti e dietro, ma anche sui lati, che dovrebbero quindi renderlo protetto a 360 gradi. Per quanto riguarda invece il peso, io dubito che peserà meno di 250 grammi. Questa caratteristica resterà totale appannaggio, almeno per il momento, del DJI Mavic Mini. Anche in questo caso per evitare di togliere un'importante fetta di mercato al fratello più piccolo, ma potrei anche sbagliarmi. Bene amici, questo è tutto quello che sappiamo al momento del possibile nuovo drone della DJI, che sarà presentato presumibilmente il prossimo 28 aprile alle 3:30 di notte e noi seguiremo insieme la diretta qui sul canale. Quindi fatevi qualche caffè, restate svegli e iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi la notifica. Ora però voglio sapere voi cosa ne pensate. Personalmente sono sempre davvero eccitatissimo quando deve essere lanciato sul mercato un possibile nuovo drone, specialmente quando parliamo di marchi blasonati così importanti che vanno poi a ridefinire completamente quella che è la concorrenza. Pensate solo al Phantom, quando uscì il Phantom tutti i droni concorrenti cinesi e non somigliavano al Phantom, quando uscì invece il Mavic Pro tutti i droni concorrenti cinesi e non somigliavano, pensate un po',
Armavik Pro. Quindi apriamo le orecchie, facciamoci qualche caffè e stiamo a vedere. Sono curioso. Poi magari il 28 aprile non sarà presentato un nuovo drone, ma invece il primo aspirapolvere robot della DJI, che sarebbe anche una figata, ma che renderebbe tutto quello che ho detto fino ad ora tutto fiato sprecato. Vabbè ragazzi, stiamo a vedere, insomma, fatemi sapere ora voi cosa ne pensate di questo possibile nuovo drone, o dite la vostra su quello che potrebbe essere lasciando un bel commento qui sotto. Discutiamo insieme, mi piace parlare insieme a voi. In descrizione video vi lascio i link per acquistare alcuni droni di cui vi ho parlato durante questo video e anche i link per entrare nel nostro canale Telegram delle offerte Tech Best Deals, dove pubblicherò sicuramente le prime offerte e coupon relative a questo nuovo possibile drone della DJI. Quindi entrateci subito, e già che ci siete magari entrate anche nel mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e il mio canale Instagram ufficiale, trovate linkato tutto qui sotto in descrizione video. Ed infine, se volete supportarci, vi ricordo che tutti i nostri contenuti sono totalmente gratuiti per voi, nessun abbonamento richiesto, ma se volete ci basta un semplice e gratuito, almeno per voi, like, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. Bene, questo è tutto, aspettando le 3:30 di notte del 28 aprile, noi ci salutiamo. Ci diamo appuntamento al prossimo video, sempre qui su Addicted to Tech. Ciao ragazzi!